Yeee! Yeah! Bentornati, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, per la serie YouTube Verità, è sabato mattina e non ho ancora rifatto il letto, cioè ho tolto le lenzuola e non ho rimesso i piumini. Però volevo approfittare di un momento di pace e della luce. Secondo momento di YouTube Verità, mi appunterei i capelli dietro la testa perché sono arrivata a quel livello per cui non li sopporto più. Vi mostro un po' di cose recuperate nelle ultime settimane ai saldi. Vi avevo anticipato che ci sarebbe stato un ultimo, chiamiamolo drop, di cose prese a saldo. Sono già tutte spacchettate, se non vedo male, così almeno non mi devo igienizzare le mani continuamente. Ci sono ultimi recuperi per me e qualcosa per i bambini. Comincio col farvi vedere un ordine di Zara di cui ho parlato su Instagram perché vi avevo chiesto cosa ne pensavate, in particolare di un pezzo che voi mi avete drammaticamente bocciato, ma che, non mi vergogno di dirvi, io terrò lo stesso. E sto parlando di questo top. Se ritrovo poi come l'ultima volta le foto sul sito di Zara, ve lo mostro, ve le metto. È un body in questo bellissimo color glicine, effettivamente molto scollato sia davanti che dietro, 100% cotone, che però, io vi devo dire la verità, a me piace molto. È molto scollato, io spero di riuscire a perdere quei chili che vorrei perdere nei prossimi mesi, in modo da sentirmi un pochino più tranquilla nel metterlo, ma non percepivo tutta questa problematicità. Invece mi avete detto all'unanimità, no, l'unanimità no, ma tantissimi mi hanno detto di renderlo, ma invece me lo tengo, così ve lo dico. E poi ho preso questi che invece ho già usato tantissimo, li amo, sono un grande affare, presi a una decina di euro. Sono dei pantaloni in ecopelle, però non taglio leggings, ma taglio pantalone, taglio jogger. Li amo, sono leggermente imbottiti ma non tanto, quindi sono perfetti per adesso che le temperature si stanno scaldando per la primavera. Pazzeschi, pazzeschi, li ho già usati negli ultimi 2 giorni e li amo moltissimo. Poi, sempre per me, così finiamo la categoria adulti, caduto tutto qua, aspettate che c'è questo sacchetto troppo pesante, ah no, stai lì così allora. Sono andata in un posto dove non vado spesso, per mio errore, che è Dani. Dani Milano, non so bene esattamente la storia di questo negozio, so che vende abbigliamento di fascia media, bisogna un po' cercare i capi, tendenzialmente moda, quindi segue abbastanza i trend e i prezzi sono molto piccoli. Dovete sapere che io mi sono fissata, no non è vero, io sono fissata da sempre con i blazer colorati. Se siete sul canale da un po' sapete sicuramente che io avevo comprato, quando c'era ancora il Kilo Fashion a Verona, io non avevo i figli, una serie di blazer di Pinco, 2 per la precisione, uno fucsia e uno di questo blucina pazzesco, uno misto lana e uno 100% seta, che faccio fatica a mettere perché essendo ingrassata, non so, non ci sto più comoda dentro, ma io amo moltissimo i blazer super colorati, sia come giacca in primavera sopra la qualunque, dal jeans al pantalone della tuta, sia per lavorare, perché trovo che sull'abito nero magari avere il blazer colorato dia quella botta di vita che non fa mai male. Ho visto che sono tornati, li ho visti in particolare da Zara, che ne ha fatta una grande serie, doppio petto, un po' più larghi con i reverse, senza i reverse, oversize, non oversize, ma trovavo che i materiali non fossero eccezionali e i prezzi fossero abbastanza alti. E volevo quindi togliermi lo sfizio e ho deciso di prendere delle cose che come materiale non mi soddisfano, però quantomeno mi tolgono lo sfizio senza spendere troppi soldi. Detto questo, io non sono di quelle che poi l'anno prossimo queste cose, faccio questa premessa perché mi sembra rilevante, io ho nell'armadio dei capi presi da Zara o da H&M di 1000 anni fa, le uniche cose di cui mi sono liberata, nel senso che le ho regalate, alcune cose, quelle che valevano la pena, le ho messe in soffitta per Dorotea da tenere come vintage, ma tendenzialmente
solo perché non mi andavano più di taglia o perché si sono distrutte. Non sono quella che a fine stagione, se una cosa non è più di tendenza, la cestina, ecco. Non so perché vi ho fatto questa premessa, che tanto non serve a niente. Ho comprato due blazer, li ho trovati in questo, non si capirà niente. Il modello è aperto, senza bottone, che sembra quasi un cardigan da buttare sopra qualcosa, per capirsi, elasticizzato e con la manica già come se fosse rimborsata. Costavano 25 euro, hanno la spallina leggermente imbottita, ma sono molto comodi, sono 100% poliestere, non è niente di eccezionale, però mi sembravano addosso, tra l'altro fittano abbastanza bene, perché sto parlando al plurale, perché ne ho presi due, uno in questo bellissimo verde erba e uno in questo bellissimo color vinaccia, che tra l'altro trovo pazzesco. Ovviamente quattro stagioni, cioè quando vi serve un blazer ve lo cacciate sopra. Li hanno fatti anche in altri colori, tra cui nero, bianco, marrone, ma se posso esprimere mio parere, quelli sono i blazer su cui invece investo un pochino di più. Cioè il blazer nero ce l'ho, sartoriale, un pochino più carino, un pochino più bello. Bianco ce l'ho di Zara, tra l'altro molto bello, di una vita e mezza fa, ero ancora in università tipo. Però vabbè, ho fatto tutto questo discorso per farvi vedere questi due blazer colorati, di cui però sono molto fiera. Adesso un po' di cose per i bambini. Allora, cominciamo al volo con... Cosa vi faccio vedere? H&M? Vabbè, facciamo H&M. Allora, poco entusiasmo, l'unica cosa ancora in cellofanata. Ho preso un pack di 5 calze, di Pippi calze lunghe, perché io amo Pippi calze lunghe, i miei bambini amano Pippi calze lunghe. E H&M, essendo svedese, ha fatto la collezione dedicata a Pippi. E gliele ho prese a Dorotea, non so più quanto venivano, erano in offerta. 5 euro. 5 euro, 5 paia? 5 euro, 5 paia. Calze perfette, via, andare. Poi ho preso per Gregorio una cosa bellissima. Gregorio è ufficialmente entrato nella fase cappellino. È bellino, con topolino, però con questo effetto un po' tie-dye. Mi piaceva tanto. Mi piaceva tanto e gliel'ho preso. I prezzi, vi dico, le calze è perché avevo ancora la ricevuta, ma il resto non me lo ricordo assolutamente. Poi, sempre i H&M, sempre Pippi, vi dicevo, perché ha fatto la linea dedicata a Pippi, Dorotea ha già vari pezzi. C'era questa abitina in felpa, che mi faceva molta simpatia. Questo già probabilmente autunno prossimo, e li ho presi grandini. Tutto quello che ho preso per Dorotea l'ho preso grandino nell'ottica dell'autunno prossimo. Sì, tendenzialmente sì. A primavera forse, ma sono grandine secondo me per la primavera, perché queste sono 110, 116, le vedo più verso l'autunno, però. E sono tutte cose molto sfruttabili per la scuola, anche tipo ho preso questo set di tre vestiti, 100% cotone, vi ho preso anche il più tristino. Il modello è sempre lo stesso, ma come se fossero una maglietta e una gonnina. E il triste era fatto questo qua liscio nero, questo qua con la scritta e questo qua maculato grigio. E l'idea è autunno o primavera, leggings, abitino, grembiulino per la scuola, vestita, pronta, finita. Per già adesso invece questi li ho presi, che infatti sono 110 centimetri. Ho preso questi che sono un pochino felpatini, quindi perfetti per adesso, per questa stagione che loro vanno spesso a giocare in giardino, allora magari avere il pantalone un pochino imbottitino da quella coccola in più, pantalone della tuta con un tie-dye leggero, mi piaceva, mi sembravano. Da H&M, non so se ve l'avevo già detto, ma io in genere prendo delle cose veramente da battaglia per i bambini. Magari da Zara prendo quelle cose un pochino più sfiziose, magari da usare nel tempo libero. Per H&M, roba proprio da scuola. Tipo questa felpa, che è pelosina dentro, quindi bella calda, di SpongeBob per Gregorio, palesemente per l'anno prossimo. Questo è un 146-152. Perché Gregorio sta indossando il 140 centimetri adesso, quindi per l'inverno prossimo ha già preso la taglia dopo. Poi cosa ho preso? Ecco, ci sono due pezzi Zara invece che ho preso. Uno per Gregorio, eccolo qui,
il pantalone in velluto a coste, comodo con l'elastico, questo ha anche il bottone in realtà. Questo è uno di quei capi che io intendo che va bene per la scuola, ma che se lo voglio mettere con un maglioncino il sabato o la domenica, perché no? E poi ho preso questa cosa per la primavera estate per Dorotea, che è pazzesca, scomodissima, però mi piaceva troppo. Che è la tuta, è una tuta intera. So che sembra enorme, ma in realtà la vita è qui. E gliel'ho provata vicino, e secondo me tra un paio di mesi, morbida e comoda, le va, con un paio di risvolti sulle gambe le va bene. È di un bellissimo cotone garzatino, quindi perfetto per la primavera, o con un collo alto sopra. E poi solo questa con la scarpa da ginnastica, oppure da sola verso maggio, rimborsando un pochino le maniche anche. Mi piaceva tantissimo. Ha i bottoncini a clip e basta, tutta una intera. Mi tanto. Ecco, questa è la classica cosa che compro da Zara, perché è quella cosa che non si riesce a sfruttare tantissimo, perché non è esattamente l'indumento più comodo per una bambina di 3 anni, però mi piaceva. E poi le ho preso un capo che penso tutte noi figlie degli anni 80 abbiamo avuto nell'armadio, che quindi non potevo non prendere a mia figlia, che è la gonna scozzese a pieghe. Un grande classico, cioè un evergreen incredibile. Questa l'ho presa grande già per l'autunno-inverno prossimo. Un po' solida, cioè un po' strutturata, non è leggerina, anzi. Questa qua è di Obaibi invece, e l'ho pagata, questo c'è il prezzo, 10 euro a metà prezzo. Mi piaceva, mi faceva simpatia. E poi vi ripeto, la gonna tartan scozzese a pieghine lì a... Poi sono passata da Original Marines, che è un posto dove io vado sempre ai saldi per i bambini, ma aspetto sempre che arrivino al 50 o al 70, perché secondo me a prezzo pieno ci sono delle cose che sono un po' care, con gli sconti molto giuste. E in particolare Gregorio usa sempre, da sempre, i loro pigiami come tute, ovvero lui prende a questa fissa. Per cui io gli compro quelli che loro chiamano pigiami, in genere in cotone felpatino. Questa anche questa è per l'anno prossimo ed è 152 cm, infatti, di Spider-Man. E lui poi ci vive in casa in realtà. Non ci va a dormire, ma le usa proprio come delle tute comode da usare in casa. E questa qua costava a prezzo pieno 27,95 euro, a metà prezzo l'ho pagata 13,97 per una tuta completa. La qualità non è male, nel senso che io le lavo le cose molto molto spesso e tengono piuttosto bene, sia i colori che le forme. Poi, ai saldi l'ultima volta avevo preso per Dorotea un paio di pantaloni che le ho provato proprio l'altro giorno e le vanno ancora grandi, ma ho trovato probabilmente dei rimasugli di quella vecchia collezione al 70%. I pantaloni sono questi, hanno l'elastico comodo in vita e poi sono larghissimi e molto lunghi. A Dorotea la taglia da Original Marines, la taglia, questa taglia 104, che è la 4-5 anni di Original Marines, va ancora grande, sia in vita che di lunghezza, giusto per darvi un'idea delle differenze di taglia. Questi qua venivano 22,99 euro, ma erano al 70 e passa per cento, forse di più, addirittura li ho pagati 6 euro, me lo ricordo precisa precisa. E quindi ho detto no, beh, 6 euro, anche questi comodissimi. Poi sempre per Dorotea, e adesso è tutto per Dorotea, sì. Ho preso al 50% e quindi aspettate, 8,99 euro. Piace questa cosa di Original Marines che ci scrive qua tutte le percentuali. Ho preso questa t-shirt di Alice nel Paese delle Meraviglie, anche la scritta dietro. Vedrete delle cose molto girly perché forse ve l'ho già detto, ma la punizione divina è quella di avere una figlia che ama il rosa, i glitter e le cose femminili, molto femminili. Questa, giusto per farvi un esempio della diversità delle taglie, è una 116 cm, che è grandina, ma siccome veste fit fit e a me piace vestirli un po' più comodi, secondo me con settembre riuscirà già a metterlo. Altra cosa, presa sempre al 50%, in questo caso a 7,49 euro, la t-shirt di Cenerentola,
che un po' mi ricordava Warhol, adesso, che si sta ribaltando nella tomba dopo che io ho detto questa cosa, ma mi piaceva quest'idea del ritratto di Cenerentola. E poi le ho preso due felpine che la commessa mi ha detto guarda che vestono un po' strettine, e io le ho detto guarda che c'ha 3 anni mia figlia, va bene la taglia 5-6 che stai prendendo? Aspettate che vi dico quanta. Ah, ma era al 70% questa. Ma non l'ho pagata niente. A 5,98 €. Attenzione, perché scopro di aver pagato pochissimo questa cosa. Molto contenta. Questa felpina con la zip obliqua qua di lato. Colla alla coreana. Manica lunga, molto essenziale, molto liscia, con le taschine. Taschine? Sì, taschine. L'unico dettaglio è questo qui, piccolino, molto pacato, che è leggermente sfiancatina, non so se si vede, e secondo me è molto bella, ad esempio, su un pantalone tipo questo, che è tanto largo e tanto grande, e sopra... Non so se è così. Faccio questi filmi ogni tanto. E poi sempre al 70%, questa qua però veniva di più, adesso vi dico esattamente il prezzo, a 8,38 €, ho preso questa, che anche questa mi ha detto guarda che è un po' cropped, ma io l'ho presa sempre 5-6 anni per usarla adesso in autunno, ed è una felpetta, questa pesantina invece, infatti già per l'autunno e inverno, con questo volant a V sul davanti, e ha i dettagli sulle maniche, ha la scritta qui che se non sbaglio dice sweet, vabbè, e poi di qua c'ha la stellina, cuoricini, roba che piace a Dorotea, d'altronde se la deve mettere lei, però rossa, mi piaceva le cose che fosse rossa, quella cosa un po' in più. E poi aspettate che bevo, e poi sono passata di nuovo con la nonna, ho fatto un danno incredibile, eccoci qua, da Petit Bateau Verona, Madilla Verona, veramente si chiama, perché cambiano gestione, quindi stanno svendendo tutto al 50%, chiuderanno un po' di tempo e poi riapriranno con la nuova gestione la nuova collezione. Allora sono andata a vedere cosa c'era, ho preso a 5 € questi calzettini, che non so, anche questa è figlia degli anni 80, io me li ricordo benissimo, con la scarpa da ginnastica e questo, il pizzetto è bellissimo, non so se si, cioè è veramente molto molto bella, è in filo di Scozia, grigio perla, voi direte è grande, è un 27-28 in effetti, però l'ho pensato per l'anno prossimo, non per adesso, però, e altra calzina che ho preso perché la voleva Dorotea, che l'ha addocchiata, di La Perla. Questa è la follia, cioè questa calzina per camminare costava 14,50 €, vabbè, presa 5 € con, è rosa pallidissimo con i dalmata, va bene, veniamo a noi, poi ho preso per Dorotea un cardiganino piccolino di quelli da portare corti, questo era tutto al 50%, ma di alcune cose non vedo i prezzi. Aspettate che se li trovo ve li dico anche volentieri, ma se no in teoria Petit Bateau i prezzi sono quelli del sito, ma forse trovo gli scontrini, perché poi io avevo anche degli sconti ulteriori perché avevo i punti da i punti fedeltà che andavano ad esaurimento visto che cambiano la gestione, quindi avevo anche ulteriori sconti. Comunque questo cardigan qui costava 45,90 € da scontare alla metà, eccolo qui, è in cotone e ha queste tipo punzonature, noi abbiamo la taglia più piccola di questo qua che sta mettendo adesso, che però era liscio, mentre invece mi piaceva questa idea delle punzonature, molto basico ma è perfetto per gli abiti di Petit Bateau secondo me. Poi ho preso questo che ci facevo il filo da un po', a lei piaceva perché era, cioè, aveva i dettagli rosa, questo è 49,90 €, sempre da scontare a metà prezzo, ed è il classico abitino a righe di Petit Bateau con i bottoni qua sulla spalla, scollo piuttosto largo, e ha un filo di lurex, cioè il rosa è leggermente luminoso, forse si vede, carino, io questi abitini qua li trovo deliziosi, che vanno sempre bene, sono dei grandi passepartout. E poi a Dorotea piaceva molto questa cosa rosa con i fiori,
che costava 49,90, anche questo da scontare alla metà. Il modello, come vedete, è sempre quello. Questo però simula un po' di più come se fosse una maglina e una gonna all'orlo a vivo, tra l'altro questo, ed è sempre un pochino pesantino. Tra l'altro, se volete fare i risvolti alle maniche, vi dà la doppia fantasia, perché l'interno è di un altro colore. Però non credo sia double fast, perché a volte le fanno le cose double fast, ma questo no, perché ha le cuciture a vista, quindi è solo un gioco di risvolti, che vi dirò, non sono niente male. Ultima cosa presa per Dorotea, perché tra lo sconto, i punti da togliere, l'ho pagato 25,90 euro. Aspetta, ve lo dico esattamente. Dunque, 25,60 per la precisione, è questo piumino per l'inverno prossimo, perché questa è che sta usando, è l'ultima taglia di piumini che riesce a recuperare da Gregorio, nel senso che i piumini in taglia 116, Gregorio ce li ha, ma sono tutti molto sportivi. Perché aveva la giacca maglione di Napapiri, quella che si infila tipo una felpa, e poi le tute da sci, le giacche da sci, e Gregorio continuerà su quel filone, perché anche quest'anno ha voluto la giacca da sci da usare in città, e quindi volevo una cosa un pochino più carina da metterle in città, o se si va da qualche parte, insomma così. E vi devo dire la verità, questo è imbottito in pile, è molto bello, soddisfa sia me che lei, perché è blu, però ha... Questi sono dei pois argentati, non sono applicati sopra, sono dipinti, quindi non si staccano. E poi ha il dettaglio del volant sulla manichina, ha un bel cappucciotto. Veniva a prezzo pieno 75 euro, che vi devo dire la verità, per essere di Petit Bateau, lo trovavo anche già di partenza, come prezzo di partenza niente male. In più appunto era a metà prezzo, quindi 37,50 euro, più io avevo ancora dei punti da scalare, quindi l'ho pagato 25 euro, e a 25 euro, perdonatemi, neanche da Zara si trovano, e quindi l'ho portato a casa. Tre pezzi per Gregorio. Io da Petit Bateau per Gregorio prendo quelle cose che lui poi usa nelle, passatemi il termine, occasioni che possono anche essere semplicemente andiamo fuori noi in famiglia il sabato a fare una passeggiata, andiamo a pranzo dai nonni, è il mio compleanno, mi metto una maglia un po' più carina per fare le foto, oppure si va in gita da qualche parte, mi vesto non con la tuta, perché Gregorio vive e vivrebbe in tuta, va a scuola in tuta e vive e vivrebbe in tuta. Quindi sono quei pezzi un pochino più carini, ma non, cioè non so come spiegarvi, non è il pantalone del completo, è quella cosa comunque carina ma sportiva, in modo da accontentare entrambi. In quest'ottica il grande classico è ovviamente questo bellissimo maglione con i classici tre bottoni di Petit Bateau, metà lana, metà cotone, blu con la fantasia a righe classica di Petit Bateau, costava 59,90 euro da scontare a metà prezzo. Questo è un capo eterno, universale, che va bene con la polo, con la camicia, con una t-shirt sotto. Tra l'altro, visto che questi sono capi che Gregorio non sfrutta, come appunto le felpe o le tute, questo qua va, è unisex, cioè va benissimo anche poi per Dorotea se dovesse salvarsi. Poi Gregorio ha una termoregolazione molto diversa dalla mia, più simile a quella dei francesi, e quindi riesce a sfruttare benissimo queste marinière che lui ha sempre avuto da quando è piccolino, perché sono in cotone, ma un cotone un po' più spesso, non felpato, ma un po' più corposo. Classico esempio di quell'indumento da utilizzare sulla costa bretone o in Normandia, scusate, quando c'è caldo ma c'è quell'ariettina, ok? Gregorio la riesce a mettere anche qua. Io passo dal maglione di lana alla t-shirt, lui invece ha una termoregolazione un po' diversa, e io le trovo molto belle queste marinière, col jeans, con il pantalone cargo, anche con quello, ce l'avevo qua prima, dov'è quel pantalone di velluto che vi ho fatto vedere prima? Lo ricordate il pantalone di velluto che vi ho detto da mettere? Comodo, eccolo qua. Anche con questo tipo di pantalone qua, che ha il taglio pantalone, ma è fondamentalmente sportivone, con sopra... Cioè qua mi piace molto. E poi ho preso una cosa un po' pazza, che se non sbaglio è di una limited edition di Petit Bateau, perché in genere le fa in limited edition,
35,90 € da scontare a metà prezzo, una t-shirt manica lunga, un po' colorata, mille righe, ma è blu, azzurro, arancione, poi ha questo disegno, è una t-shirt, quindi anche in questo caso molto comoda, però è una t-shirt un pochino più carina, non è proprio quelle da battaglia per andare a scuola. Bene, ho concluso, penso che non ci saranno altri haul dei saldi, sia perché i saldi oramai sono finiti, sia perché mi sembra di aver dato, cioè i bambini dovrebbero essere a posto per le prossime stagioni, in particolare adesso riguarderò l'estivo, perché ho visto che alcuni, soprattutto i siti tipo Zara e H&M, hanno ancora le collezioni estive a saldo, ma se non sbaglio io avevo già attinto da quelle collezioni ai saldi estivi, i bambini dovrebbero essere praticamente a posto. E basta, e qui abbiamo... io dovrei essere a posto, io mai... erano 3 anni che non compravo roba, così tanta roba ai saldi, per me sono molto soddisfatta, anche perché come vi dicevo nell'ultimo video saldi, avevo bisogno di un'iniezione di capi nel guardaroba, perché iniziava veramente a ristagnare un pochino. Molto molto soddisfatta. Bene, io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui e fatemi sapere cosa ne pensate, se avete approfittato anche voi dei saldi, cosa avete acquistato, se c'è qualcosa che vi è piaciuto in particolare fatemelo sapere e io vi do appuntamento sempre qui, quando capita, per parlare di tutto un po'. Ciao!